Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. È Pasqua oggi, quindi auguri, anche se in ritardo. Continuo a arrivarmi gli auguri di Pasqua. Io ho questi capelli un po' indecenti perché devo risistemare questa situazione. Ma prima di ciò, make up. Vi spiego cosa facciamo oggi. Devo parlare a bassa voce, che qui stanno ancora dormendo tutti. Nonostante io sia stata comunque l'ultima ad andare a dormire, sono andata a dormire alle 3 pure ieri. Però mi ero fatta una bellissima maschera, una bellissima skincare. Infatti, ti è. Cioè, guarda che risultato. Solo quando faccio le sheet mask, poi la mattina mi sveglio con questa pelle tutta bella polposa. A parte, vabbè, i soliti bruciolini, che qua siamo nel periodo Fausto, l'ho già detto, quindi è un po' particolare. Caffè, o meglio, latte sporcato con un po' di caffè. Sono le 8:50 e io tra una mezz'ora devo stare fuori casa e andare da Julie e facciamo ovviamente la colazione di Pasqua barra poi pranzo, merenda eccetera eccetera, perché voi non avete idea della quantità di roba. Già Giulia è esagerata nella sua vita in generale, voi pensate a una situazione tipo questa di Pasqua. Quindi adesso vabbè, mi sto togliendo giusto qualche filetto di sopracciglia. Poi voglio fare un make up, ma giusto tranquillissimo, anche perché non è che ci sarà chissà chi a casa sua, anzi siamo sempre gli stessi, persone che mi hanno già visto in tutte le condizioni. Però giusto per stare un po' sistemata, sapete. Poi l'altro giorno siamo andate a vedere Super Mario al cinema, ve lo ripeto se vi siete persi il video. E visto che Giulia a casa c'ha tutti questi giochetti, mi ha promesso che ci giocheremo, quindi spero di regalarvi, non so, in qualche modo forti emozioni. Allora inizio con questo primer, idratiamo anche le labbra. Tra l'altro qui ho il tatuaggio che si sta spellando, guardate la parte senza crosticina, eccola con. Allora non mi va di mettere il fondo cushion, cioè se non avessi avuto questo brucolo qui non avrei proprio messo niente, vi dico la verità. Uso questo, cioè quello di Clio che è un po' più coprente, lo metto sul Brufolhausen. Questo di Metauda che è un po' più leggero lo metto qua per illuminare. Poi lo passo un po' sul naso perché io ho sempre il naso rosso. La fronte non faccio niente, tanto dopo tiro giù la frangetta, così ciao, via i problemi. Tra l'altro fatemi sapere se voi di solito a Pasqua state con i vostri o se fate colazione in modo particolare, perché abbiamo preso questa cosa con Giulia l'altro giorno, che in realtà è una cosa prettamente tipo del sud e del centro, diciamo, fare questa cosa della colazione. Per noi è una cosa molto tradizionale fare la colazione di Pasqua, cioè io di solito a casa mia la faccio in maniera più soft, salame, uova sode, le uova insomma di Pasqua che si aprono, bla bla bla, colomba eccetera eccetera. Ecco, Giulia è la versione 4.0, neanche 2.0, quindi sì, di solito io sto a casa mia. Sono un po' di anni che invece vado da lei. Come ci preso questa nuova di Mulac, rimane molto idratante come effetto. Poi uso questo di Shiglam per fare un po' di contouring, BFF di Mulac. Questo mi piace un sacco per sfumare. E poi tanto blush. E poi lo applico su tutta la parte qui della tempia e scendo giù. Sopracciglia faccio un po' così con la matita. Ho messo anche un po' dei glitterini nuovi. In realtà sotto voglio lasciare tutto matto, quindi metto solo l'eyeliner. Poi con la tecnica del mascara. Ok, pronta. Ora sistemo la frangia, mi vesto e andiamo. Ma neanche sono arrivata che già sono stata maltrattata. No, maltrattata no. Ma hai detto che sembro uscita dagli anni 80 e che sembro quella di ragazza interrotta che mangia il pollo e lo nasconde. È vero, sembro i desi di ragazza interrotta. Sembro i desi di ragazza interrotta. Mi ha fatto passare il Dyson sulla frangia, ma questo è. Raga, non è riuscito neanche il Dyson a salvare la situation. Ho detto tutto. Però vabbè, ti sei impegnata su questa buona tavola. Buona Pasqua. Comunque, stavamo dicendo, è raro incontrarci insieme sistemate. Sì, è vero, raga. Oggi guardate io come sto. Lei. Però così. Perché bisogna bilanciare, capito? Se no, pensa andare in giro tutte. Cioè, capisci? Oggi il mio look è questo. Vedi, buttiamolo una così. Wow, una ragazza con una vitina. Okay. Vi faccio vedere la tavola. Pronta. E manca il ciauscolo, l'hai detto. No, ah, bella, farò vedere questi coniglietti. Vabbè, non farla vedere, dai, rendimi fiera. Rendimi fiera. Guardate qua che carino. Cioè, piccolo. Piccolo, saluta. Piccolo. Una Pasqua. Quello della bananina, gliel'hai rubata Scooby. Ecco qua. Allora posso far vedere? Questo l'hanno fatto loro senza l'uovo sopra, perché Giulia dice che
Io li metto finti l'uovo, sopra esatto. Che non mi piace l'uovo. Qua manca tutto il ciauscolo, mancano tutti i dolci, c'è cioè la tavola è vuota. Vabbè, dopo eh? Lo faccio rivedere, questo okay. È la parte piace che ho fatto Giulia. L'hai fatto tu? No, l'hai comprato. Sì. La carota è più grossa di lui. Guardate qua le bevande da Bravo Bed and Breakfast. E qui, guarda, oh, l'anno scorso comunque, cioè così, tutto la cucina fa così, no? Adesso, quello bianco è di Mauro perché lui è solo quello bianco. Stiamo finendo di scibarci. Abbiamo fatto 86 TikTok, vai. No, raga, comunque volevo dire una cosa, no? Ormai sono tanti anni che passiamo la Pasqua tutti insieme qui a casa mia, tutto quanto, bla bla bla. Ci siamo accorti però di una cosa, che ogni anno che passa in realtà mangiamo sempre di meno. Molto meno. No, è vero però, ragazzi, è un la roba è di più e noi mangiamo di meno. Sì, che sinceramente io e mia madre avevamo paura pure che era poco. Che è tutto, solo la colazione. Che figuraccia. Sì, vabbè, questa è solo la colazione ovviamente. Sì, abbiamo detto mo che figuraccia che facciamo, no? Nel senso. È avanzato questo intero sano sano. Poi, delle uova, pastiere, sono rimaste, però guarda che bella sta pastiera. Cioè, i salami c'avevo paura che era poca, una alzatina, in realtà è rimasta tutta lì. Solo lui si è mangiato mezzo sbombotto. Oh, l'ho alzato un attimo. Un attimo, fra lui e i Finz, sai che hanno combinato? Qua, cioè, si è mangiato tutto sto casatiello, che il casatiello, ragazzi, deve essere bello cadollo. Se proprio no comment, se è l'unico che mangia come una vacca, quest'anno quanto ha mangiato, si è addormito. Fra poco è l'una, dobbiamo mangiare la lasagna, ma noi siamo proprio così, vieni, vieni. Buona Pasqua, ma che cazzo ce ne frega a noi? Abbiamo pulito la tavola del primo round, queste sono le cose che abbiamo lasciato. Ora vi faccio vedere una cosa che sicuramente vi mancava. La stanzetta del make-up. L'arella dei nostri sfondi, ve la ricordate? Tra l'altro, come ha detto Julix, quest'anno stiamo mangiando di meno. Domani secondo round, però starò a casa mia. Abbiamo provato ad accorpare le famiglie, ma siamo troppi, non ci riusciamo. Comunque, guardate, c'è la maschera che ho fatto ieri. Che risulta? Certo, ho la fronte che è un pochino lucida. Dovrei mettermi un po' di cipria. Che altro vedete perché poi tenendo la frangetta sulla fronte questa poi si sporca prima. Però non è male così, perché da un po' di movimento ai miei capelli che già sono pari. Vabbè, lo sapete, le punte a me si passano sempre così. Sta succedendo in realtà. Due giocatori. Che cos'è questo? Mario, no, questo è uno. Un giustino. Quello è il tuo? Ah, questo è il mio. Sì, ma mi devi un attimo dare no, tempo non di. Cominciamo, figa. No, perché non so capace. Mi devi dare un tempo di. Non c'è tipo un tutorial prova. La prova prima. Tutorial prova. Prima fa la prova. Bravo. Cioè, questo come se. Oddio, aiuto. Perché mi faccio vedere? Deve me ciao. Collaiata. Ciao. Saluta a tutti. Saluta la zietta. Ciao zietta. Ciao zia. Ma li ha messi tutto cari, quanto ci vorrà? No, un po'. Sì, vuoi fare intanto di una prova per vedere? Almeno sì. Dopo non ti metti a piangere. Voglio da Daisy. Ma Daisy è una pippa, te lo dico, eh. Chi devo prenderlo? No, perché non mi fido di te. No, te lo giuro. Magari quelli no, che no, no, io non so come Maurizio. Ti hai detto che prendi te Yoshi. No, solito. Io mi prendo Yoshi, ma no, te no, hai detto Todd. Cioè. O Todd o Super Mario mi prendo io. E adesso con chi mi sta a fare prova? No, tu prova adesso, ma abituate con Daisy. Che è più forte cose, no? Ma non la sta a sentire. Mario con la musica. No, tu dici, però guarda, c'è pure sì, ma Bros è più pesante. Allora, Wendy. La mi fai ascoltare e Mario con il coso è più forte. C'è pure due, guarda Fuffi. Fa schifo questa, è meglio. Ma sono quelli di Animal Crossing. Guarda Peach che ci sta appiccicando. Ma cos'è un crossover, che bella. Ecco Daisy, dai, te prendi Daisy. Fa schifo ecco, ma lei sta pensando a lei quando siamo tutti. Ho capito, ma fa schifo, è lenta. Credimi, è lenta. Ci prova. Si no, è stato ah, più bella è per provare i tasti. Adesso ti stai imbrogliando, prenditi Mario. No, scegli la vabbè, dopo quando la vera gara. La moto o queste macchine ti vedrai su questa vespetta. No te mi sei dato te che sono peghe dai. Ma no, non è vero perché no, voglio quella verde che stava bene col completino. No, c'ha sempre verde. No, guarda, perché sulla moto stava con la tutina. Ah sì, sulle moto stanno con le tutine intere. Dai, ti metto quella veloce, sennò ti metti a piangere. Le ruote le lascio qui e ti prendo la margherita che tu sei dentro. Dammi l'isola, sì, dai. Sì, non mi puoi far vedere prima te, che devo fare? Devi correre? Corre? Come si corre? Con la. Poi devo lanciare qualche mina? Sì, devi lanciare. No, praticamente, ora ti spiego, mentre vai ti spiego. Che paura, ti posso. Dai, all'inizio arriverai l'ultima, è normale. Ma guarda, giuro, non me lo dico.
perché poi sono competitiva, no? Allora arriverai ultima. Sì, ma devo correre qua comunque. Sì, okay. Vedi, non te ne è premuto, è un trucco che ti ha premuto da qua, vai. Vedi, all'uno. E scatti. E se devo cambiare, ah, poi così si gira. Vai, 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 dai le botte, brava, prendi le monete, prendile. Aspetta. Prendi i cubotti, ok. Prendi quelle cose colorate. Un attimo. Queste ricordati che sono, sì, le cose che ti velocizzano, quindi devi cercare a prendere. Tira il fungo che vai veloce. E come si tira? Ah no, con questo sopra. Ok, l'ho fatto. Ok. Vai, tira la bomba. A chi? C'è sta nessuno davanti, vabbè, qualcuno a becca, no? Dai, corri, sei seconda, eh. Vai, prendi questo, brava. Plana, quando plani fai tipo così, vedi, vai verso l'alto. Vai, vai. Oh, ma ho caduto pure a me. Cretina. Ma perché me l'hai fatta tirare? Tu devi stare tranquilla, perché dammi un secondo. Sei prima, oh, la fortuna del principiante. Sì, la fortuna. Un fiorino e un fungo. Vai veloce, brava. No! La banana, aspetta, capisco che ti vuoi buttare sulle banane. Ma l'ho presa, sei pieno. Porca droga. Vabbè, è arrivata terza, eh. Dai, non è manco lenta. E mi ha pure detto che non era lenta. Sento, oh, sei prima, eh. Sento una presenza. Sei prima e è l'ultimo giro. Oh, ma mangia di dolci. Prendimi fiera di te. Brava! Brava zia! È arrivata prima la zietta. Ho vinto, ragazzi. Ma sei vinto? Ho vinto, la coppa è mia. Guarda, la coppa è mia, 50 punti. Ma era quanto? 420. È scarsetta. Oh, senti, è la prima volta, sono crampardito. Ma che però questo è facile, ha messo il livello facile. Chi ha messo facile? No. Ma il primo sembra con là con il fungetto e fatto. Vabbè, ma tu devi stare tranquillo. Guarda come plano, tieni. A te parti secondo, già. Oddio. E stai zitto a mettermi nell'orecchio, che parti pure male. Oh, che sei una pippa, che pure. Non sono una pippa. Io sono bravissima, poi ti mettete dietro l'orecchio e mi rompi le scatole. Allora, tu stai avanti, ti sto per prendere, tuo tipo. Ma che vuoi? Ho appena tirato qualcosa. Ma purtroppo io sto avanti, però, quindi non puoi prendere. Ci ho preso, adesso ho preso. No, non mi hai detto che non puoi fare. Adesso a piccio ho sdraiata. È la prossima, so io, me la. Ecco, di là, ti vedo. Dai, mamma mia, devo io sdraiata. Aspetta, devo sdraiare. Devo sdraiare. Ecco, no! Questo no, è dai, che fai? Questo è karma, Giulia, tu che volevi fare? Ti volevo schiaffolare. E invece ci hanno spiaccicato tutti. Che sono piccoli, Mauro. Che so, io l'ho tolta. Eccola, una muoiocchierata. Sei arrivata? Sì. Bam! No, aspetta, fammi via sto bam, beccate pure questa. Chi è? Bella! Ciao, bella! Sono passata prima. Ciao, bella. No, me ne sta arrivando un altro. Prima. Aspetta, questo è l'ultimo giro, no? Sì, è l'ultimo giro. Ma perché? Non sei brava, chi è? Ma perché una volta gli è andata bene? No, ma perché sei brava? Non c'è niente da fare. Ma come? Sono qua. Ma l'ho presa proprio perché era diversa dalle altre. Ma è la mia. Cioè. Molto buona. No. No, si sente un sacco la noce moscata, però è buona. La noce moscata? Ah, senti. Ah, è la mussamena. È lì, come. Però spiegare, appena tornata a casa, adesso mi skincherò per bene e mi faccio una doccia. Alla fine, ridendo e scherzando, sono rimasta fino alle 9, che ci siamo messi a guardare la replica di Amici. Io così, tipo terzo incomodo, nel letto con la coppietta. A casa non c'è nessuno, perché i miei sono andati a vedere un film al cinema. Dopo una vita che non vanno a vedere qualcosa insieme al cinema. Mia sorella idem non c'è. Portata a casa un sacco di avanzi, anzi mi hanno costretta a portare via un sacco di avanzi. Quindi ora mi preparo per la serata e visto che c'è la TV tutta per me, vi riprenderò anche la giornata di domani, così facciamo Pasqua e Pasquetta. Anche perché faremo la brace, che è una cosa che non facciamo mai, giusto in queste occasioni un po' più particolari. Poi verrà mia nonna, quindi già solo per questo caos, che tra l'altro l'avete anche vista in uno degli scorsi vlog, sperando che sia bel tempo e che possiamo stare fuori, perché poi lo sapete meglio di me che Pasquetta è sempre un tarnallotto. Alla fine, tra l'altro, per vostra informazione, ho battuto Julix, l'ho battuta con le sue stesse armi a Mario Kart dopo una vita che non ci giocavo, quindi sono abbastanza soddisfatta. Purtroppo la mia parte competitiva non mi permetteva di non vincere.
Quindi questo è quello che è successo. Vi faccio vedere tutto quello che sono stata costretta a riportarmi indietro. Vabbè, il mio coniglietto qua, giustamente, che mi ha fatto Julie. Qui dentro credo ci sia la lasagna e i carciofi. Questo è il casatiello che ha fatto Maurizio. Il ciambellone al limone e quello alle gocce di cioccolato. Voi non avete idea, sono buonissimi, che fa la mamma di Julie. Ma non contenta, qui abbiamo una super pastiera che credo sia per domani perché sembra intatta. E qua ci sono degli avanzi. Qua c'è torta rustica, un tarallo così a casissimo. E qua la lasagna. Mamma mia che bontà. Beh, che dire, facendo tutte queste cose mi si è aperto un certo languorus. Quindi avevo detto stasera non si cena, ma penso che prenderò un pezzetto di questa lasagna. Ma soprattutto io devo ancora aprire il mio uovo di Pasqua. Eccolo qua. Adesso facciamo insieme anche questo. Taran! Non lo voglio spaccare però, voglio cercare, vorrei cercare più che altro di aprirlo tipo così, piano piano, piano piano, ok, senza perdere pezzi in giro. Vediamo la sorpresa perché ve l'ho detto, tanto sicuro mi capita Jake Sully. Ma ho avuto voglia di rivedere Avatar a proposito. Oppure Mulan, sapete che ho voglia di rivedere Mulan? Oh oh oh, zitti tutti che non è Jake Sully. È di nuovo l'uccello, quello che mi era uscito pure negli eventi Kinder quando ero andata a vedere l'anteprima, vi ricordate? Ho una calamità per uccelli a questo punto, mi viene da pensare. Perché la trovo una coincidenza un pelo troppo grande. Poi come si chiama sta creatura, ma chi si ricorda sinceramente? Vabbè, non si monta, comunque è questa. Questa creatura c'ha pure il suo soppalchetto qua, la roccetta. Vabbè, niente, il giorno che beccherò nei tiri, che lei sarà il mio giorno fortunato. La cioccolata la metto in questo contenitore che io già non ho mangiato abbastanza. Già comincio a sentire i sintomi perché ve l'ho detto, già non stavo particolarmente bene. Potete immaginare cosa si cela all'interno del mio corpo in questo momento. 23:31, mi sto guardando The Kissing Booth parte 3. Buongiorno e buona Pasquetta. Sento già persone qua vicini di casa, cose che parlano. Anche perché è ora di pranzo in realtà, eh. Stamattina me la sono presa comodissima. In realtà mi sono alzata di botto perché ho visto passare una figura, i cani che abbaiavano. Alla fine era mio padre che andava al lavoro, però non so perché i cani abbaiavano, che non lo fanno mai. Quindi mi sono un po' spaventata e non mi sono più riuscita a dormire perché lo sapete, io una volta che mi sveglio, mi sveglio. Però guardate oggi che bella giornata. Non vorrei parlare troppo presto, ma... Io mi sono vestita tra virgolette, devo portare dei pacchettini prima e poi ho sentito che è arrivata mia nonna, quindi poi cominceremo a mangiare, si presuppone. Uscirò con queste mollettine? La risposta è sì. Tra l'altro ho ritirato fuori le mie proxine, cioè ragazzi vi prego, la mia vita. Volevo comprare il modello nuovo, quello con la para tipo tutta così, invece che avere lo scalino. Però non ha senso, cioè, avere queste che sono già nuove e poi avere anche l'altro paio, no? Però lo sapete, io le adoro. Problema di ogni Pasquetta, che i vicini le cose portano i cani. E ovviamente Gwenda rompe, quindi adesso gli sto dando un biscottino per fargli capire che se stanno zitti sono più bravi. Beh, Amarok come sempre mi ascolta, non è lui il problema. Oh, il biscottino, mamma, vieni. Eccola. Brava, eccolo. Stiamo preparando le cose. Qua vedo della panna, delle pannocchia. Quando ho aperto la pastiera, che non ho capito quando ce la sono mangiata. Ok, qua invece hanno gradito i dolci che ho portato ieri. Eccola qua, con il suo solito fullarino. Sono le 2, vediamo ancora riusciamo a fare qualcosa. Ah, chi c'è qui? Io voglio rubare la pompina. Niente, oggi è un pozzo senza fondo. Vuole mangiarsi di tutto. È vero? Tu hai finito, hai pure bevuto, mi è tutto sbavato. Una ricetta bruschetta perfetta. Ma perché quella ha telecamera che tutto ci riprendi? Sì. Guarda, cosa hai fatto su questo letto? Eh? Beh, so che non sei altro. Mi ha fatto la pipì sul letto. Ora devo mettere un nuovo copripiumino. Qua era trapassato poco, quindi pulisci, pulisci, pulisci. Sotto è tutto intatto. Io intanto ciò sono piena di cibo, piena in generale. Quindi mi sto sentendo male. Poi io quando mangio troppi zuccheri mi viene mal di testa. Devo ricordarmi questa sensazione, come mi sento in questo momento. Quando dico, oddio, un po' di voglia di dolce. Poco va bene, ma sti giorni, cioè... Tra l'altro il computer non si accende ancora. Domani dovrebbe arrivarmi il cavetto nuovo. Vedo se il problema è quello, se non lo devo portare in assistenza. Sinceramente non ho voglia, perché se poi mi dicono deve cambiare la cosa, io, cioè, no, io da 6 piotte per cambiare la batteria. Proprio non è e
il momento. Però mi scoccia se non si risolve, ovviamente, perché devo lavorare. Qualcuno deve lavorare. Quindi, ragazzi, anche per questo vlog è tutto. Grazie per essere stati con me in queste feste. Quello che facciamo di solito, perché più o meno tutti gli anni è così. Tra l'altro questa sera ho provato una crema nuova, che è tipo una maschera notturna. Però era lì, ho detto proviamola. Vi darò aggiornati, vi farò sapere. Detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!